ho visto. C'era la foto di uno in Germania con... Signore pietà. Dove aveva la legna addirittura, aveva il portalegna dietro con la legna, i tronchetti di legna. Ma e io mi lamento già di quello che metto dentro il vano. Questo aveva... Se capita che ce l'ho ancora, magari metto la fotografia, però... Please. Poi è chiaro, ognuno fa quello che vuole, no? Io non avendo adesso la batteria dei servizi, mi servo solamente con questo. Mi servo esclusivamente con questo qua, 12 volt, lo attacco e qua praticamente gli metto il coso per il caffè, no? La macchinetta che fa il caffè. Gli metto le lucine, queste qua che ci sono qui laterali, gli metto il caricatelefono, gli metto magari, insomma, gli metto quelle poche cose che mi accompagnano durante il viaggio e di chilometri ne faccio. Non sembra, ma ti stanchi? Appoggi qua. Però un volantino un po' più piccolo lo potevano fare. Non dico molto più piccolo, però fa che un po' più piccolino, capito? Un po' più piccolo magari andava bene, no? Ma cos'altro dire? Ma che dire? L'ascensore sale, l'ascensore scende. Devo andare a vedere quanto mi prendono per mettere sia i distanziali che alzare la macchina con delle extra balestre. Devo andare a vedere. E poi appena avrò tempo vorrei proprio fare questa cosa qua di sverniciarla e riverniciarla, almeno per dargli una protezione, insomma, è una cosa veramente da fare. Solo che portarla qua in questa boutique devo discutere sul prezzo, dobbiamo arrivare a un accordo. Forza. L'ho portata da una parte e mi hanno detto: guarda, se vuoi quello che si può fare è facciamo solo le parti arrugginite, cioè le scrostiamo, no? E rifacciamo quelle. Però la ruggine tu la togli da una parte e ti esce fuori dall'altra. È un dato di fatto, se il metallo non è curato, non è rivestito in primis, sussurri sibili, sciamano, simili a senili singhiozzi, sottratti a stento, senza senso. Non sembra, ma caspita, l'aria da qua, quando c'è la temperatura bassa, fuck, e devi fare un viaggio? Cazzo, ti senti la spalla qua? E capi, perché guarda come sei. Cioè, sei proprio qua attaccato, eh? Hai capito? Sei proprio qua attaccato, ti senti poi, guarda.
Vedi come sei messo? Ah, così. Devi stare così. Quando guidi stai così e se devi fare... Madonna. Quando sono andato fino in Francia, avevo... Non riuscivo a sdraiarmi, no? Totale, no? Caspita, avevo proprio male alla no. Ma quante mollette avrò messo, no? Ho messo mollette da tutte le parti, ma va bene, tanto per dare una copertura, una sorta di intimità, no? Ci vorrebbe difatti la batteria dei servizi per mettere una piccola, come dire, una piccola stufetta, no? Almeno che se per caso dormi dentro, almeno sei al caldo, capito? Ma d'inverno dormire qua dentro è meglio d'estate. Ma d'estate fa fucking troppo caldo. D'estate dormire qua fa troppo caldo. Però, difatti io avevo pensato, ma io sai cosa faccio? Mi metto il portapacchi, mi metto il materasso sopra e dormo sotto le stelle. Ma quale... Ci sono magari delle ragazze, no? Mi è capitato quando ero in Sardegna, che c'era delle... hanno parcheggiato dei camper durante il weekend. E allora le ragazze uscivano e giravano qui, curiose per vedere la macchina. E, which is okay, no? Piace, no? Ma chi vuoi che venga? No? Quando non ci sono servizi, la donna ha bisogno di avere la sua, no, come dire, la sua intimità per appunto andare alla toilette, no? Cioè, deve essere veramente una donna molto fucking spartana. Deve essere veramente molto spartana. Per adattarsi a... No, non è che è guerriera come te. Insomma, lei ha bisogno di una comodità. Questo vuol dire che sì, tu viaggi con la Watts, però devi portare in albergo. E allora perché ho comprato la Watts? Devi darmi credito. Non funziona così, no? Si accetta... Ma e avevo incontrato due tedeschi che avevano la Watts, l'avevano fatta riverniciare totalmente e avevano una tenda come quella che ho comprato, che ancora non ho avuto modo di usare. E, però i tedeschi hanno un'altra... Sono come dire... Sono più avventurieri, sono più propensi all'avventura e allora si prendono le cose più con calma. La donna italiana è stressata. La donna italiana è stressata, ma dove la porti sulla Watts? Questa già, ma quando mai? Ma neanche a parlarne. No? E in Polonia la stessa cosa, nell'est in generale la stessa cosa. Queste già vengono da una condizione ritirata, dicono ma questa cosa qua l'abbiamo già fatta 40 anni fa, ma che vuoi? Voglio la comodità, voglio andare all'hotel, posso farmi, no, insomma. E hanno tutte le ragioni. Attaccare una roulotte secondo me è la cosa più giusta, anziché farti il camper qua, attaccati una roulotte.
attaccati una roulotte o perché no, attaccati un Vardo, un Gypsy Wagon, no? Quello sì, almeno hai la possibilità di non caricare troppo il vano e dietro hai la tua roulottina, cucini e easy peasy. Insomma, hai due possibilità. Ti porti addirittura anche la tenda e ti fai il tuo villaggio turistico. Capito? Bene, signori, è passata anche oggi, ha nevicato. Sei proprio qua sopra, capito? Quello che ha è appunto la panoramica con i finestrini, sei un po' più alto, hai questa panoramica che... E poi ovviamente la velocità, no? E ovviamente la velocità. Io ricordo, avevo il Suzuki 1100 GSX-F, schiacciavi il pulsantino, si alzava il cupolino, 270 km orari. Tiravo sempre la moto, se hai una moto che tira, tiri. Però poi ho detto, ma no, no, sono comprato la Vespa. Con la Vespa ho più possibilità di vedere il paesaggio. Quando hai la moto che tira, vai. E invece con questa vai tranquillo, no? Tranquillo, ombre. E hai più possibilità di goderti il panorama. Avrei preferito avere qua il, come si chiama? L'oblò qui, il tettuccio, ma purtroppo non era possibile perché sarebbe stato da segare una parte del telaio. Wow, insomma, capito? Non ci stava, ecco. L'unico posto che era più aperto era dietro, nel vano di dietro. E secondo me mettere un vetro di dietro ti fa davvero la differenza. Meglio che non metterci il portapacchi, perché tante volte che ti sdrai, ah, caspita, c'hai, no? È un po' più ventilato, ti entra un po' più aria e guardi il cielo. E hai anche più luce. Non di sera, però comunque hai più luce in ogni caso. Vabbè, dai, va, raga. Che dire? Finché la Watts va, lasciala andare.